Buongiorno a tutti, buongiorno. Ho deciso di fare questo video per parlare delle 5 Stelle. Non è che faccio un video che nessuno conosce perché 5 Stelle ormai sono in giro da parecchio e si è detto di tutto e di tutto, però voglio fare questo video semplicemente come qualcuno che è stato un seguace dei 5 Stelle all'inizio, come tutti quanti, seguivo i 5 Stelle perché pensavo veramente che ci sarebbe stato un cambiamento, ma dopo qualche tempo non ero troppo convinto dei discorsi di Grillo e soprattutto non ero molto convinto di chi c'era dietro. Quindi feci delle ricerche a suo tempo, vidi chi era la Casaleggio Associati e soprattutto quello che avevo trovato più sconcertante era il progetto Gaia. Questo è quello di cui voglio parlare, il progetto Gaia di Casaleggio, la visione futura di Casaleggio. Non so se tutti sono a conoscenza del video, comunque io l'ho messo in descrizione, c'è il link al video originale. Il video originale è in inglese, non chiedetemi perché è soltanto in inglese, non c'era una versione italiana, o almeno io non l'ho mai trovata. Comunque, oggi l'ho rivista insieme a un amico, un conoscente, che studia psicologia e quindi abbiamo visto insieme il video e abbiamo fatto delle piccole riflessioni che mi ha scritto delle note e cercherò di essere preciso nel leggerle o almeno riportarle. Dunque, quello che salta fuori immediatamente è che il video supporta il comunismo, è un video di propaganda comunista, stato realizzato in maniera molto intelligente. E sembra quasi un'innocua vista futuristica utopica. In realtà è una propaganda comunista. La propaganda è in tre modi. È ovvio che viene mostrato specialmente nella scelta deliberata di simboli e immagini. Io non ho pubblicato tutto il video, ho preso la parte dove inizia a parlare del 2020 e fino alla fine. Dunque, quello che salta all'occhio molto esplicitamente, soprattutto a gente che si occupa di psicologia, è le omissioni deliberate che, se lette insieme all'interno del video, raccontano delle visioni comuniste che i creatori hanno in mente. Nel video che io ho pubblicato ho messo tre fotografie. Le tre fotografie naturalmente sono fuori dai giornali. Una in particolare è la fotografia della bandiera cinese. La bandiera cinese ha 5 stelle e il nome cinese della bandiera significa proprio bandiera rossa a 5 stelle o bandiera rossa a 5 stelle. Quindi il Movimento 5 Stelle non è così un movimento così partito dal nulla. Dunque, si parla di conflitti razziali all'inizio, che potrebbero essere benissimo conflitti ideologici. Usa l'icona o icona, dipende da come si pronuncia, comunista della falce e martello. Domandiamoci perché. Conflitti religiosi, anni 20, usano il rosario. Tuttavia, ci sono un simbolo che non conosco. Parte con una scena molto aggressiva, il video originalmente, con scritte rosso su sfondo nero, che contrastano le scene finali del bianco e blu. Trovo questo problematico perché, se da un lato il video propone di mostrare allo spettatore un futuro ideale per un mondo in cui le persone saranno tutte libere, ma collegate tramite internet, e vivranno felici e contenti, ma allo stesso tempo attinge a punti di riferimento noti, Colosseo, Piramide e San Pietro, come simboli di potere e diversità civica. Usa il pugno del potere quando parlano di questi luoghi, quindi è un gesto molto sublime, ha un segnale molto sublime, perché vuole mostrare questi come posti di potere. Pugno alzato. Fu usato per la prima volta come logo dagli operai industriali, ma fu reso popolare come saluto durante la guerra civile spagnola, non la guerra, no, russa, spagnola. Il simbolo antifascista
usato anche da altre fazioni e spesso usato in combinazione con altro simbolo, altri simboli mostrati per combinare, scusate, simboli per combinare una dimostrazione ideologica. È importante sottolineare che, se usato con la falce e il martello, è il simbolo apertamente comunista che nel video viene mostrato, perché ha usato questi due simboli in momenti differenti e perché allo stesso tempo sarebbe stato troppo ovvio. Quindi ecco quello che hanno fatto. Un'altra cosa che vorrei contrastare è che qui seguono simboli di potere, parlando dell'impero romano, alla rete dei cavalieri di Gengis Khan, alla lettera aperta, l'uso della radio da parte Mussolini, eccetera, eccetera, per evidenziare il potere di una rete comune. Il progetto di Casalino parte per togliere le libertà e creare un mondo collegato tramite internet. Stranamente, 5 Stelle, da quello che loro erano anticomunista, antisistema, anti-euro, anti-tutto, appena sono iniziate le elezioni hanno abbandonato qualunque pensiero di libertà, non hanno più parlato dell'euro, dell'uscita dall'euro, non hanno più parlato di nulla. Altra cosa che vorrei contrastare, che qui seguono, sono i simboli di potere. Il video parla quindi come all'inizio del XX secolo il mondo gestito da gruppi massonici, religiosi e monetari, ovvero le società segrete. Quindi da una parte parla di società segrete come se fossero i nemici del popolo. Allo stesso tempo oggi abbiamo Conte, che è un gesuita, abbiamo Bergoglio, che è un gesuita, e Conte esegue ciò che Bergoglio dice. E quindi non è che abbiamo un mondo libero, che abbiamo il piano di Casaleggio o di chi era dietro lui era proprio quello. È implicito che questi gruppi possedessero conoscenze e quindi potere, ma con l'avvento dell'internet la conoscenza e quindi il potere dovrebbe appartenere al popolo, cosa che non sta succedendo, perché vogliono chiudere l'internet, bloccare, dire che ogni vanno anche controllare quello che viene detto e decidere loro cosa è vero e cosa è falso. Quindi come vedete, non è che il piano di Casaleggio si sta attuando. E menziona che la Cina, Russia, Iran, Malesia e Singapore controllano l'internet, cioè tramite i loro governi. Non indica affatto se si tratti di una cosa positiva o negativa, ma possiamo presumere che con questa omissione i creatori pensino che sia una cosa positiva. Attenzione, questo è quello che pensano. Tuttavia, alla fine del video, internet diventa un mezzo con cui tutti esistono o nessuno esiste, dipende da quale punto di vista, in quale modo viene usato. E pertanto questa missione precoce, se letta insieme al risultato utopico, mostra che i creatori credono che l'internet dovrebbe essere controllato dal governo, poiché l'internet è il prossimo strumento di potere e controllo della società. Se a noi al momento possiamo parlare liberi è perché l'internet ancora non è privatizzata. Il momento che l'internet, lasciamo perdere Google, Facebook, che la rete in se stessa è libera. La rete in se stessa è proprio chiamata rete perché c'ha troppe maglie e nessuno, diciamo, individualmente la controlla. Possono controllare dei canali, possono controllare delle informazioni, ma non possono controllare tutto. È stato provato più di una volta quando hanno cercato di fermare Pirate Bay, il sito che scaricavano film, diciamo, illegalmente. Ne chiudevano uno, ne uscivano altri 10 allo stesso tempo, quindi non è una cosa semplice. Dunque, nota d'immagine, questa idea era già stata proposta da
Orwell nel film 1984, quindi non è che Casaleggio, diciamo, ha creato un'idea nuova, ha usato delle idee che già erano state messe in atto. Comunque, la parte interessata viene dalla Terza Guerra Mondiale, ossia dalla distruzione dei simboli dell'Ovest, ma solo i simboli cristiani religiosi vengono distrutti, non fanno vedere altre religioni che vengono distrutte. E la distruzione del simbolo dell'Ovest è una frase molto problematica. Se questo video non proponeva il comunismo, perché vengono distrutti solo simboli dell'Ovest che hanno già dichiarato democratici? L'omissione di distruzione dei simboli orientali implica che per la distruzione dell'Ovest, allora la dittatura orwelliana sarebbe stata una dittatura comunista dell'Est. I cambiamenti climatici, la fame portano tutti a una riduzione della popolazione mondiale da 7 miliardi a 1 miliardo, cosa che sarebbe più gestibile. Nel loro mondo ideale sorgerebbero democrazie nette, movimenti base, che sono movimenti politici dei cittadini e così via. Quindi, diciamo che vogliamo concludere. Questo video mostra degli ideali standard del comunismo, una struttura sociale costruita da una rete di strutture che lavorano per un obiettivo comune, piuttosto che obiettivi individuali. E il simbolismo è evidente fin dall'inizio. Tuttavia, i creatori hanno cercato di mascherare la loro idea di utopia mostrando solo simboli comunisti in relazione a paesi orientali. E inoltre, la fine di questo video è la più problematica, in quanto delinea un futuro che i creatori immaginano, ovvero un mondo comunista vincolato da internet senza individui o individualità, in cui chiunque può diventare presidente. Fin tanto che si rispettano le regole del partito e seguire gli ideali del partito. Casaleggio vedeva nel mondo, c'è stata un'intervista fatta a Casaleggio, praticamente il mondo ideale sarebbe stato una forma di Scientologist, dove, non so se avete mai visto documentari sui Scientologist, dove tutto è di proprietà della Chiesa, se la volete chiamare così, e dove non c'è libertà di espressione. Se nella Chiesa dei Scientologist si decide di lasciare, cosa che non è molto facile, ma se si riesce a lasciare, non potete portare la famiglia, potete solo uscire voi, ma i figli, i parenti, chiunque dentro la chiesa non può lasciare. Comunque, ora vi lascio alla visione di questo breve video e se potete e lo trovate interessante, fatelo girare perché è importante che tutti comincino a prendere coscienza di quello che sta succedendo. È inutile girarci intorno. L'Italia sta vivendo una fase estremamente pericolosa. Politicamente, economicamente, ma soprattutto dal punto di vista del popolo. Fatelo girare, fatemi sapere nei commenti che ne pensate e ci risentiamo più tardi. Main areas. The West, with direct democracy and free access to internet. China, Russia, and the Middle East,
with Orwellian dictatorship and controlled access to the internet. 2020, beginning of the Third World War that lasts 20 years. Destruction of the symbols of the West. St. Peter's Square, Notre Dame de Reims, Sagrada Familia. Use of bacteriological weapons. Acceleration of climate change and rising of the seas of 12 meters. Starvation. End of the fossil fuel era. Reduction of the world population to 1 billion people. 2040. The West wins. Net democracies triumph. 2043. Grassroots movements emerge all over the world to manage local problems related to energy, food, environment, health. The planet is split into thousands of communities linked by the net. 2047. Everyone has his identity in a world social network created by Google called Earthlink. To be, you must be in Earthlink, or be not. No passport is required anymore. 2050. Brain Trust, a collective social intelligence, allows people to solve complex problems in a matter of days, sharing any kind of information and data online. 2051. A world referendum is held on the net to abolish the death penalty. 2054. First world elections on the net. A world government called Gaia is elected. Secret organizations are banned. Every human can become president and control the actions of the government through the net. In Gaia, parties, politics, ideologies, religions disappear. Man is the only owner of his destiny. Collective knowledge is the new politics.